Ciao a tutti, allora scusate la posizione del telefono, ma è la mia straordinaria capigliatura. Però avevo voglia di girare un video, è domenica mattina, ho la pelle piena di rossori, vedete? Lasciate perdere, probabilmente sto mangiando più schifezze del solito, di conseguenza la mia pelle ne risponde così. Allegramente si riempie di ponfi, brufoli e macchie, rossori. Ma lasciamo perdere. Meno male che c'è il make-up. Allora, ho voglia di fare un video. Ho già lavato la faccia e ho utilizzato il mio tonico preferito, quello della Pixi al retinolo. Questo lo adoro. Mi vedete il telefono in questa posizione perché sono di fronte alla finestra del bagno, sfruttando questa meravigliosa luce naturale. Questo sole è stupendo. Solo che il telefono è incastrato in una posizione tale per cui sta così. Perdonatemi. Sono in tenuta casalinga, come sempre, domenica mattina, ormai è mezzogiorno, però avevo voglia di fare due chiacchiere mentre facevo la skincare. Allora, ieri ho fatto due maschere più il mio peeling e stamattina mi limito semplicemente a una skincare molto semplice e veloce. Uso il acido ialuronico di The Ordinary che ormai sta finendo. E facciamo due chiacchiere. Allora, cosa volevo comunicare stamattina? Volevo parlare di qualcosa che in questi giorni mi sta dando parecchio da pensare. Allora, usiamo la vitamina C. Frattempo chiudiamo l'acido ialuronico. Usiamo la vitamina C. E l'olio di rosa moschetta dei provenzali. Una cosa che mi sta dando molto da pensare in questi giorni, guardando su Facebook, YouTube, Instagram, ho notato sempre più la presenza di video fatti da bambini o minorenni. Allora, facciamo una doverosa premessa. Per me che un bambino ragazzino di 13-14 anni faccia dei video su YouTube o su Instagram non mi sconvolge più di tanto perché, vabbè, a 13 anni più o meno sono abbastanza maturi, tra virgolette, per fare video di questo tipo. Ma un bambino di 8, 9, 10 anni, anche meno, che fa video su YouTube o su Instagram, lo trovo francamente sconvolgente. E trovo sconvolgente che i genitori non stiano attenti ai contenuti che il figlio o la figlia produce su Facebook, Instagram, YouTube. Allora, noi non viviamo purtroppo in un mondo che ci permette di vivere serenamente internet, soprattutto a una certa età. Nel frattempo metto il contorno occhi di Martina Gebhardt, come caspita si dice, non lo imparerò mai. Non viviamo in un contesto sociale sereno, tranquillo, per cui non ci sono pericoli per i minori su internet. Questi bambini, ragazzini, vengono po potenzialmente potrebbero essere adescati da gente senza scrupoli. Quindi io non capisco sinceramente come dei genitori possano permettere che tranquillamente loro figlio, loro figlia stia su piattaforme social pubbliche come YouTube, come Instagram. Facebook stessa mette il limite a 12 anni, quindi sotto i 12 anni non è possibile creare un profilo Facebook, cosa che è facilmente aggirabile, basta inventarsi una data di nascita. Infatti ci sono un sacco di ragazzini più piccoli che hanno Facebook. Allora, io non voglio polemizzare, non voglio creare polemiche, però trovo assurdo, assurdo veramente, che un genitore sia tranquillo nel momento in cui ci sono queste cose. Lo trovo assurdo.
Perché? Perché così? Perché non è che dici viviamo in una società che ci fa stare tranquilli nei confronti dei contenuti o di come i ragazzini vivono e stanno su internet. Nel frattempo sto utilizzando, guardate come fa molta scia, questa è l'ialuronico sotto e fa fare scia alle creme, ma non fa niente perché tanto non devo uscire, quindi sto utilizzando gli residui dell'ultima contorno occhi e zone critiche del viso e lo uso per tutto il viso perché ho la pelle molto secca, troppo secca, quindi ho cercato ieri di fare delle maschere che mi aiutassero, ma vedete, sono piena di macchie. Guardate, sono in una condizione pietosa, ma d'altronde il cambio stagione per la mia pelle è micidiale. Quindi dicevo, non capisco sinceramente questi genitori che permettono ai propri figli di stare tranquillamente su internet così, senza controllo. Perché per quanto tu possa controllare un ragazzino, un bambino, cosa gli tieni? Gli controlli i messaggi, gli controlli le direct, cosa gli controlli? Qualcosa dal tuo controllo, perché non sei una macchina, sei un essere umano, qualcosa dal tuo controllo sfuggirà sempre. Quindi la pericolosità per questi bambini è dietro l'angolo. Il pericolo dietro l'angolo per questi bambini. Per esempio, su Instagram vedo tanti bambini che fanno video che si truccano, bambine, bambini anche. Niente di strano, eh. Cioè, ci sono bambini appassionati di make-up, niente di strano. E tu li vedi fare questi make-up, questi trucchi. Ok, va benissimo. Però, cosa insegni a un bambino? Scusate, i cani abbaiano perché probabilmente sentono rumore perché ci sono i gatti. Cosa insegna a questi bambini? Qual è il valore che insegna a questi bambini? Che nella vita riusciranno, se hanno successo su Instagram, su Facebook, su YouTube? Personalmente vieterei a un bambino così piccolo di fare video su YouTube o su Instagram o di avere un profilo Facebook. Assolutamente. Perché, ripeto, non viviamo in un mondo bello, felice, delle favole. Viviamo in un mondo cattivo, pericoloso, soprattutto per i minori. Bene, grazie per avermi ascoltato queste chiacchiere domenicali. Al prossimo video, ciao!